c'è anche la situazione del sole Manzarini. Io volevo parlare, approfitto del punto stampa, per parlare della vicenda della Consulta. E voi sapete che c'è tutto un gran dibattere rispetto a quello che è accaduto in Piemonte, rispetto ai fondi e alle imputazioni di questi fondi e a come sono stati poi spesi questi fondi. Voglio ricordarvi che noi, come Regione del Veneto, abbiamo una bloccati dal patto di stabilità 100 miliardi e 300 milioni presso la tesoreria unica nazionale, che vuol dire che abbiamo un conto corrente nella banca dello Stato che si frutta a zero perché non ci pagano interessi di 1 miliardo e 3 e abbiamo creditori che avanzano i soldi da noi che potremmo pagare perché quei miliardi, cioè gli enti pubblici hanno un bilancio che è sempre in pareggio, per cui la cassa deve corrispondere ai debiti che hai. Quindi quando sentite dire ci sono dei creditori che avanzano soldi è perché la cassa, lo Stato c'è blocco al patto di stabilità. Noi non possiamo fare una delibera, almeno noi non la facciamo. Poi il giro per l'Italia ha scoperto che i debiti fuori bilancio è roba normale. Noi non facciamo delibere se non c'è la cassa. Cioè come buon padre di famiglia, come quando si studia in economia, si sa che le entrate devono essere uguali alle uscite, perché l'ente pubblico ha l'obbligo di chiudere il bilancio in pareggio. Questa piccola premessa. È accaduto che avevamo circa 7.000 creditori della sanità, sempre in virtù di questi discorsi, lo Stato a tutte le regioni ha prestato dei soldi. Invece di darci i nostri soldi, che sono lì a tasso zero, se li ha prestati al 3,5%, 2,5%, 3%. So che noi abbiamo un costo finanziario di almeno 20 milioni di euro all'anno di interessi, su soldi nostri che ci hanno prestato. Ci avete capito il giochetto? E sono andati a dire gli italiani, questo governo, abbiamo dato i soldi alle regioni per pagare i debiti, no, loro ci hanno prestato i nostri soldi, scrivetelo, ci hanno prestato i nostri soldi. Cos'è accaduto? Qui c'è grande spartiacque, c'è chi li ha utilizzati per pagare i debiti, c'è i creditori, i fornitori della sanità, e noi lo abbiamo fatto, tanto è vero che se andate a guardare oggi, come si può dire, la capacità di pagamento e di solvibilità del nostro EUS, vedrete che non sono tutte sostanzialmente in linea, non hanno più quei crediti da due, gente che avanzava soldi da 2 o 3 anni, cioè noi li abbiamo portati in bonus, come si dice. Altre regioni sembra di capire che hanno utilizzato quota parte o in parte o tutto, non si è capito come, anche per fare altre robe, insomma i compiti d'istituto non è che se li sono sputtanati di andare in vacanza, però non si potevano utilizzare per quello, cioè il prestito era dedicato. Quindi la risposta alla domanda che legittimamente i veneti si pongono, e poi magari qualcuno maldestramente la propone anche nei titoli del suo articolo, ma sto parlando di Bacchelli. Una volta non è Corriere? No, Corriere ha fatto un bel, anche il Gazzettino con 2 begli articoli oggi, e tanto è vero che oggi pubblico i vostri, potrebbe essere quasi una lezione di